Iron Force con Atlas Pain, siamo negli studi Media Factory di Esine, dove stanno registrando il loro primo album successore del Behind the Front Page LP dello scorso anno. Allora, esatto. Cosa potete dirci sul nuovo lavoro? Allora, il nuovo lavoro è per forza di cose l'evoluzione di quello che è stato precedentemente l'anno scorso, ciò che è stato che ha composto Behind the Front Page, il nostro EP di debutto. E è il nostro primo album, quindi la nostra prima vera esperienza in studio completa, e ha dei forti ovviamente richiami al passato, ma a livello sia di musica che di testi punta ad essere un qualcosa di più evoluto e soprattutto di più complesso. Ci sono degli arrangiamenti sia riguardo gli strumenti elettrici che orchestrali molto più complessi rispetto al passato, perché abbiamo voluto proprio curare il fattore globale, ossia la musica in sé, l'incastro fra la parte elettrica, quindi metal, e la parte orchestrale. Sarà composto da 10 tracce, e ancora non possiamo rivelare la tracklist, ma penso che uscirà. C'è già un comunque titolo? Il CD si chiamerà What the Oak Left, che è rappresentativo e indicativo anche di questo nostro passaggio. Praticamente la quercia, che è simbolo della tradizione, della saggezza, del passato, che lascia in eredità, in questo caso a noi o comunque a tutto il metal moderno in qualche modo, esatto, appunto ciò che è stato del passato, per poi farci qualcosa di nuovo, qualcosa di moderno, qualcosa che è rappresentativo del futuro. E nel nostro caso poteva essere la radice, la tradizione pagan metal, folk metal di 10, 15, 20 anni fa, e poi evolverla con la modernità data dalle orchestrazioni, da comunque quel sound moderno che si sente nelle produzioni degli ultimi anni. Mi hai un po' anticipato quello che volevo chiederti. Allora, c'è l'usanza, a volte per perizia, a volte no, l'ho scritto diverse volte, la stampa, di attaccare l'etichetta a un gruppo, in casellare in un genere, è comodità, talvolta comunque è pigrizia. E voi siete bene o male sempre, ho letto da più parti, insomma, siete finiti nel calderone epic folk o roba del genere. Ascoltandovi però, chiaramente adesso poi la parola folk l'attaccano a qualsiasi cosa, tipo sinfonica, che va sempre bene, poi non si capire cosa voglio dire. Al di là di questa etichettatura, ascoltando chiaramente, mi limito all'EP, non ho ascoltato niente dell'album nuovo, però io trovo in voi tracce molto presenti di quella tradizione power tedesca, dagli Halloween in giù, ecco, metà anni 80, fine anni 80, inizio 90, non che facciate quello, però cioè, più che folk, richiamo le sonorità, l'approccio che a prescindere poi delle tematiche e tutto, mi porta lì. Voi vi trovate in questa definizione epic folk o... Ma folk mica tanto, diciamo, secondo me è molto più power che folk. Nelle orchestrazioni sono presenti vari strumenti che possono essere trovati nella tradizione del folk, però etichettarci al 100% come band folk lo trovo inappropriato. È stata un po' la nostra condanna, per dirla la verità, ok? Perché abbiamo ricevuto... Esatto, allora, quando si parla di folk è tendenzialmente, ed è giusto così, un ascoltatore si aspetta comunque quel legame alla tradizione, quindi la presenza di veri strumenti folk, cosa che effettivamente noi non abbiamo. Esatto. Quando però già all'inizio della band si è voluta, come si dice, etichettare la nostra musica anche col termine folk, non ci si riferiva più al fatto del singolo strumento, il flauto presente, la cornamusa, qualunque altro strumento folk potesse essere, ma alla presenza di tune, ok? I cosiddetti fiddle tune che si potevano trovare nella tradizione irlandese o comunque melodie provenienti dal mondo. Ecco, con folk noi ci indirizziamo proprio a quel concetto, ossia l'utilizzo delle melodie nel genere folk, non tanto la presenza di folk, perché ovvio non siamo una band folk metal come possono essere i Coffee Clani o qualunque altra, esatto, band folk scandinava, per esempio, folk. Esatto. Vi sdoganerete quindi col disco nuovo auspicabile da questa visione che insomma è limitante, anche perché non corrisponde, esatto, esattamente al vero. Sono stato sempre un po' scettico sulle etichette, sì, personalmente, nel però senso che esatto, è vero, ahimè sì, su Wikipedia deve comparire qualcosa. Il disco nuovo è piuttosto compatto, quindi immagino che dia un sound che comunque sia molto rappresentativo di ciò che vogliamo dare, e questo magari aiuterà ad allontanarci un attimino dalla
pura e cruda etichetta folk. Un po' chi ve l'ha data, ecco perché probabilmente cercate un po'. Chiaro, vabbè, se ce l'ha data. Funziona così. Allora, necessariamente questa estate la state dedicando in studio, quindi penso che l'attività live sia abbastanza limitata per forza di cose, sì, o meno del previsto. Avete però suonato a Folkfest, all'ultima edizione, quindi sì, visto che tanti di quelli che vi stanno guardando c'erano, raccontateci il vostro, vostro Folkfest, come è andato, ecco. Visto che siete, tra l'altro, avete frequentato la giornata, non è successo niente, per cui ecco, non, non ci sono stati in domenica. Non tocchiamo tasti dolenti. Esatto. Beh, a livello personale, senza dubbio, è stato emozionante anche essere in quell'ambiente che tanto amiamo, perché ci siamo andati quest'anno suonandoci nell'underground stage, è stata un'emozione unica, ma allo stesso tempo abbiamo avuto anche la possibilità di incontrare molti amici, conoscenti, sia musicisti che non, ed è sempre una cosa bellissima, per, soprattutto per gente come noi che gira nei vari locali, che frequenta i festival, è sempre bello a prescindere. Per la risposta riguarda, poi è stata incredibile, la risposta è stata molto positiva, è andato tutto molto bene, più di quanto ci aspettassimo, perché ovviamente c'era tanta giustamente una gran paura comunque, perché una è un palco importante, una situazione molto più professionale di tanti palchi a cui siamo stati abituati fino adesso, giustamente, e quindi ansia da prestazione è più che legittima. E suonare lo stesso giorno di colossi come Slade, Scalmod, Corpi Clani è stato, sì, fa curriculum, cioè, fantastico. Il festival era un po' un mettersi in gioco, nel senso che finché suoni nei locali, su cui la locandina, cioè nella locandina compare il tuo nome, la gente viene o per te o per chi apre con cui suoni. Comunque la gente è tendenzialmente lì per te. Nel festival invece ti puoi trovare, soprattutto per noi che siamo una band underground, quindi effettivamente pochissime persone in relazione alla totale quantità di gente che c'era ci conosceva, se non per sentito dire, comunque non tutti avevano ascoltato la nostra musica. Anche è stato un po', esatto, è stato un po' una sorta di biglietto da visita, a vedere come reagisce la gente, quindi da quel punto di vista anche in termini di calore che la gente ci ha dato è stato fantastico. Una carica soprattutto in vista dell'album che stiamo registrando adesso a Media Factory, esatto, e che ci sta aiutando ancora, vediamo ancora le onde positive. Esatto. C'è nato gruppo, voi quanti anni, da quanti anni suonate? 2013, maggio 2013. Quindi facevate sicuramente qualcosa anche prima. Con vari cambi di line-up, chiaramente. Scena, allora voi fate parte, come tu hai detto, della scena underground, o cosiddetta in Italia, e vivendola dall'interno, non è un bel periodo per qualsiasi genere musicale, concerti, cambiato il pubblico, sono cambiate un sacco di cose. Dal vostro punto di vista, calcolando poi che stiamo parlando comunque dell'ambito meta, che è anche uno dei pochi che forse riesce a resistere, sì, sì, pur con tutte le pecche, dal vostro punto di vista come vedete, soprattutto in Italia, lasciamo stare poi il discorso europeo, cioè che prospettive ci sono, visto che c'è stato fino a 2-3 anni fa l'esplosione del fenomeno folk, ripeto, ben centrate, ma 14 anni ci compravano due flauti, abbiamo il gruppo meta, esatto, che poi è tutto da verificare, ma la selezione naturale fortunatamente si fa ancora, comincia questo, sta iniziando, bravo, questo riflusso di una scena che tra l'altro è durata tantissimo nonostante tutti i suoi limiti, perché fondamentalmente è limitato il cosiddetto genere folk, ma a livello più generale, ritorno, la scena meta italiana, voi che ci state entrando adesso col vostro primo disco, diciamo, sì, col passo importante, ecco, come a livello di locale, a livello di tutto, come la vedete? Va, personalmente parlando, allora noi abbiamo avuto effettivamente c'è un solo EP fuori nostro, ok? Quindi a livello discografico c'è poco, però abbiamo avuto la fortuna comunque di girarci un bel po' di locali e conoscere tante, tante, tante band, da più piccole di noi a ovviamente più grandi di noi, cioè miriadi. E abbiamo avuto, almeno parlo per me, ho avuto modo di notare che la proposta musicale c'è al 100% ed è veramente totalmente varia. Si passa, ovviamente ci sono i gruppi che si ispirano ai grandi colossi, ok, però di novità ce ne sono tante. Come dici tu, non è un bel periodo in generale per la musica, soprattutto live, quindi ora che fa che una band riesca a far girare la propria musica e a suonare come vorrebbe, non è del tutto scontato, ma alla fine siamo tutti con le stesse armi, okay? Quindi siamo nei casini noi, così come nei casini qualunque altra band, quindi
consci di questa situazione, forse bisognerebbe cercare di trovare la soluzione migliore, muoversi a 360 gradi. I social, per esempio, secondo me, io ogni volta le tiro fuori, ma viviamo in un'epoca digitale in cui internet ormai praticamente è la vetta della montagna, e se non la sfrutti a dovere ti... Con i pro e i contro, certo, ovviamente, perché... qualunque cosa hai pro e contro, però abbiamo tante risorse e bisogna saperle sfruttare a livello, cioè, bene, personalmente parlo. Con cognizione di causa. Esatto. Tornando al disco, ci sarà qualcosa che anticiperà l'uscita, che so, un video, un singolo o... Sei in programma, magari non so. Allora, è ancora in lavorazione. È in lavorazione. Allora, in realtà ci sono tante idee, ok? D'altronde una data d'uscita ancora per il CD non c'è. Abbiamo un periodo, ma non essendo una cosa ufficiale non possiamo dire esattamente quando uscirà, passerà ancora un po' di tempo. In realtà l'idea del video è un qualcosa che ci è balenato in mente, ma per ora non è ancora, non si può concretizzare in tempi brevi. Per quanto riguarda il singolo, sì, potrebbe essere, tutto dipende dall'etichetta, da questioni contrattuali, gestione della promozione, eccetera, quindi adesso non sappiamo ancora. Adesso ci stiamo concentrando sul materiale musica e cerchiamo di far girare tutto al meglio. Un'idea per il singolo già ce l'abbiamo. Sì, quello sicuramente. Poi... Però la realizzazione appunto di un video, che sia un lyrics o che sia un official video, ancora siamo ai primordi. Ok, se ne parla in tempi più tranquilli. Se ne parla post-album. A voi saluti. Prego. Ciao Eli. Soprattutto gli amici del Fosk, giustamente. Gli amici di Iron Fox. Gli amici di Iron Fox, amici del Fosk, tutti quelli che ci vengono a sentire i concerti. Ultimamente abbiamo avuto modo di vedere anche gente che ci viene ad ascoltare da lontano, si fa chilometri e chilometri per ascoltarci, per noi è davvero sempre... I bambini di voi. La famiglia, esatto, con i bambini. Famiglie con i bambini, esatto. È stato bellissimo, continuate così, supportateci, e perché andiamo avanti grazie a voi. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie a te.